Magix. Bentrovati ancora una volta insieme a noi, speriamo con piacere e con gioia, nel mondo della magia. Dovendo dare un tema, io direi un titolo, direi essenza. Ma adesso con Daniele, ciao a tutti, e Gianpietro, ciao a tutti, magari giocheremo con questo termine particolare. In realtà, diciamo che Daniele è un esperto di magia, quindi mi aiuterà nella conduzione. Diciamo che molti prestigiatori e molte persone hanno fatto della magia la loro essenza di vita, giusto? Dovendo dire così, bruciapelo, non ci siamo preparati il come e il dove, quindi sappiamo solo che dobbiamo parlare dell'essenza e delle nostre piacevoli e reciproche piacevolezze magiche. Quindi dimmi un prestigiatore quello che ti ha colpito di più. Beh, il primo che mi viene in mente è John Nepomuk Hofsinzer. Hofsinzer, un prestigiatore viennese che è vissuto nella prima metà del 1800 e che ha fatto della magia la vera e propria essenza di vita. Tanto che un aneddoto che mi ha colpito in maniera particolare è che prima di morire, come detto alla moglie, fece distruggere tutti i suoi manoscritti, anni e anni di teorie, di tecniche e di prototipi che erano stati ideati da lui, che vennero completamente distrutti. Tanto che a oltre 200 anni di distanza dalla sua magia, alcune delle sue cose, alcuni dei suoi effetti restano ancora un mistero. Spettacolare. Abbiamo detto in una puntata e accennato a questa meraviglia della magia che è il mistero e il mantenere il mistero. Del resto una domanda che fanno spesso gli spettatori è: ma mi dici come hai fatto? Le risposte che i prestigiatori danno sono le più variegate. Io ricordo Silvane che diceva: ma sai mantenere un segreto? E allora lo spettatore dice: certo, bene, anch'io, cioè dall'alto del suo aplomb, Silvane, quindi ti lasciava interdetto, però manteneva il mistero. E nell'accezione collettiva di prestigiatore, secondo me ci sono alcuni nomi che stagliano i ricordi alla mente di molti. Certo. Italiano, se io dicessi il prestigiatore italiano più ricordato è lui, sì. È il maestro Silvan. Assolutamente. Sì. Americano che ha fatto miracoli indicibili passando attraverso la muraglia cinese. David Copperfield. Ce n'è uno in particolare che a me piace moltissimo ed è uno spagnolo che ha praticamente ideato un effetto che si chiama essenza. Tu sai chi è? Certo, è il nostro amico Miguel Ángel Guea, che ci è venuto a trovare tantissime volte nella sezione del CMI di Frosinone, facendoci delle cose spettacolari. Quando facciamo incontri con i maestri spagnoli È sempre un piacere. Abbiamo persone che fanno, tutti gli spagnoli, i prestigiatori spagnoli fanno della propria vita praticamente dell'essenza magica, perché loro vivono di magia e devo dire che in confronto a noi probabilmente sono un po' più collaborativi. Assolutamente. C'è molto spirito di appartenenza, spirito di condivisione. Spirito di condivisione, di appartenenza, si aiutano a vicenda e sarebbe bello che prestigiatori italiani facessero anche loro un gioco di comunità in modo da amplificare le conoscenze. Un altro prestigiatore potrebbe essere Houdini. Assolutamente, no? Sì, leggendario. Ma magari lo approfondiremo in un'altra puntata in cui magari parliamo di corde, di evasioni, ma quello è tutto un altro ambito. Per oggi io invito gli spettatori a giocare con me e invito anche voi a giocare con me. Mettete il ditino così. Wow. Ora contornate il palmo della mano sinistra con il ditino, l'indice della mano destra. Dopodiché io mi alzo intanto. Bravi, che spettacolo di persone. Ora chiudete la mano sinistra e accarezzate con la mano destra la vostra mano. Bene, sapete la differenza anche voi a casa tra un babbano
tanto per non citare Harry Potter, ed un mago. Aprite la mano. Tu non fare magie, eh? Bene, questa è la differenza tra un babbano. È che ovviamente il prestigiatore può far apparire monete. Essenza. Ma l'essenza della magia è stupire i prestigiatori stessi, stupirsi da soli, e quindi io direi di farne apparire tante. Solo così io stesso, quando faccio questo effetto, dico wow. Ma essenza è anche un viaggio fantastico usando un attrezzo insolito e usando due persone vicine a me. Vi spiego cosa faremo. Le monete, che intanto faccio contare. 1, 2, 3, 4. Ci sono affezionato, sono liberty d'argento, meravigliosi. Li farò contare nella mia mano. 1, 2, 3 e 4. Li metterò nell'altra mano e la persona alla mia sinistra farà il controllore, tenendo la mano così. Il bello è che la persona che sta alla mia destra, con questa mano, farà anche lui il controllore del mio palmo e del dorso della mano. È tutto chiaro? Sì. Bene. Allora, procediamo. La cosa è molto semplice. Quante monete? 4. 4 monete. Accarezzo, controllore e controllore del palmo. Senti il mio palmo e le mie dita. Controllore anche del dorso. Ok. Non c'è nulla. Ora ti chiedo una cosa. Questo non può essere un passaggio di monete, perché in questa situazione diventa davvero complicato, ma è un passaggio che permette le sensazioni. Quindi se tu sentissi qualcosa arrivare nella mano come fosse una moneta, dirai a tutti yuppi. Ok, va bene. Mi concentro, anzi concentriamoci tutti, ok? Yuppi. Hai sentito come fosse arrivata una moneta? Sì. Bene. Ma ingannare i sensi è possibile, ma ingannare la realtà lo è ancora di più. Wow! La cosa meravigliosa, grazie, si può applaudire. Succede in magia che lo shock da magia, ti interdisce addirittura. Perché succede questo? Voglio aiutare gli spettatori, ok? Funziona così. Praticamente la moneta sta nella mano, ok? E le altre monete stanno nell'altra mano. La cosa molto semplice è questa. La moneta viaggia e arriva fino alla parte del bicchiere. Vi spiego bene questa cosa, perché altrimenti potrebbe non capirsi. Quindi, monete, ok? Che succede? Che una moneta viaggia così, vi spiego meglio, arriva qui, io la faccio saltare, invisibilmente arriva da quest'altra parte, passa attraverso tutta la mano, arriva fino all'altra mano e poi finalmente va nel bicchiere. È chiaro questa cosa? È chiara questa cosa? Allora, in rallenti ci proviamo. Ti chiedo però di fare il controllore e te invece di accarezzare con il ditino sopra e dire tiki tiki. Tiki tiki. Ok, proviamo, eh. Tiki tiki. Tiki tiki. Tiki tiki. Vai. Tiki tiki. Ah. Wow. Passa. Wow. Altra parte del segreto. In realtà una delle due mani ha una cosa particolare. La spieghiamo, ok? Qual è questa cosa? Non qui, ma quest'altra. Quest'altra mano ha una particolarità, perché se io spingo forte così, 1, 2, passa. Quindi passa qui, salta, invisibilmente arriva qua, c'è il buchino, clac, e passa. Chiaro? Semplice. Un pubblico intelligente a questo punto applaude. Ok. Ma l'ultima moneta,
Il dramma è questo, perché l'ultima moneta, le tre passate in genere non interessano a nessuno, ma l'ultima sì. Impossibile. Perché tutti la tengono sott'occhio. Mi chiudi un dito alla volta sulla moneta in modo che tutti possano vedere la moneta. Sì. Ok. Questa moneta nella mano e il bicchiere. Dai, non mi fa brutte figure. Guarda. 1, 2, 3, 4. Apri. No, non c'è niente. Wow. Incredibile. La meraviglia degli effetti con monete, ed ecco perché l'ho detta alla fine, sta nella misura proporzionale alla difficoltà, è vero Daniele? Assolutamente sì, la moneta magia è per eccellenza una delle branche più complicate. È una delle branche più complicate. C'è una cosa da dire sulla moneta magia. Nella cartomagia c'è una cosa che si chiama out. Certo. Cioè, in caso di errore, il prestigiatore trova una modalità per uscirne in gamba. In gamba. Quindi, ad esempio, Daniele mi ha fatto vedere a volte degli out che sono più belli dell'effetto può stesso. Può capitare, è vero? Non lo nego, è vero. Vero. E con la moneta magia questo è molto più difficile, perché la moneta è un'entità particolarmente tangibile, solida, e quindi difficilmente si trovano out. Però la soddisfazione di creare l'impossibile che si realizza è invece molto forte. Non mancherà modo di approfondire chissà quanti altri ambiti. Io sulla scrivania ne ho tantissimi, ma una cosa è certa: avere persone come Daniele in trasmissione e avere ospiti come Gianpietro è qualcosa di meraviglioso, tanto quanto avere tutti voi che ci ascoltano e che ci seguono in questo meraviglioso viaggio nella magia. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao. Arrivederci.